E direttamente dal parcheggio io e Damiano, che non so che sta facendo, siamo vestiti da palestra come al solito, ma in realtà oggi stiamo andando in un posto diverso dal solito, ovvero? Stiamo andando al Train Beach Club, che è, vabbè, una palestra di base, però anche una bella piscina, una spiaggia privata, poi c'è... No, Ma c'è tipo una palestra all'aperto, tipo quelle che ci sono a la Los palestra è al Angeles? chiuso, però è bella, comunque Hammer, carina. E però c'è la piscina, la spiaggia privata, poi c'è un ristorante che fa Aspetta. tutti cibi fit, diciamo, comunque, quindi un bel posto, adesso lo vedrete. Vabbè, adesso lo Così non vediamo. rende, però è Sì, bello. così non rende. Da come me l'ha raccontato lui, però è figo. Adesso andiamo con la belvetta e andiamo un po'. Allora, siamo arrivati in questo posto che è veramente bellissimo. Abbiamo pagato 200 aet, quindi 20, 50 euro. No, 50 euro, sì. Ma non costava 25? Hanno No, aumentato. 50, 200 dirham. Ah, ho capito, Però hai 25 euro. 200 dirham di consumazione. Ah, buono, quindi cioè praticamente 200, cioè 50. Quindi praticamente abbiamo speso sì 50 euro, però abbiamo 50 euro di consumazione È e quindi così in tutti i beach club qua. Ah sì, non lo sapevo, quindi è una figata Sì, comunque. perché te lo E questo ripaghi. qua è molto molto bello perché guardate, è rilassante col mare, la piscina. E poi adesso andiamo a prenderci qualcosa da mangiare per pre-workout perché c'hanno anche la palestra. Quindi ci facciamo un bel allenamento e poi ci rilassiamo qua. Io mi sono preso un Cookie Monster che sarebbe un frullato con proteine alla vaniglia, banana, cioccolato, frozen yogurt, caffè, non so neanche io che cosa ci ho messo dentro. Mentre Damiano si è preso che cosa? Non lo C'era sappiamo nemmeno. Quello là era. Quando quello là ci ha proteina detto. alla vaniglia, caffè, banana. Cosa c'era? Hai tolto il peanut butter? Ho tolto il peanut e ho messo la banana. Beh, insomma, poi ha detto che cacchio state pigliando, non era molto. Insomma, siete sicuri? Insomma, solite cose nostre. Ed ecco qua il mio super pre-workout. Proteine, c'è un po' di tutto. Non so manco io che cosa ho preso con questa vista spettacolare. Super wow. Facciamo un taste test e vediamo com'è. Vedete che è buonissimo pure il mio. Spettacolare, pensavo. Super super provato. E adesso un bel allenamento qua in questa super mega gym con vista piscina, come potete vedere. Super wow, bello, bello. Ti dà good vibes, come si suol dire in inglese. C'è un buon feeling, delle buone emozioni, bello. Allenamento che procede alla grande. Abbiamo fatto due serie di panca, diciamo, pettorali, adesso sto facendo spalle. Comunque, cioè, non lo so, io guardo da là, non ve lo dico cosa vedo perché non mi bloccano il canale, ma bello. Peccato che faccio il medico e devo lavorare in ospedale, ma se no la vita sarebbe fantastica qua. Allora, allenamento finito, stanco ma non troppo, e adesso ci cambiamo per andare in piscina. Cambio fatto, in realtà sempre fatto, ma ora me la tolgo per andare in piscina. Con le mie cosine, con le ragostine, non metto a fuoco, vabbè, fidatevi che c'ho le ragoste. Damiano, non è giusto però, spostati che sembro ancora più secco di quello che sono. Adesso, dopo aver finito l'allenamento, ci ordiniamo qualcosa, un bel post workout, clean, healthy, ci sta, vediamo, pure la tipa carina. Dopo aver ordinato un bel couscous, buono, così ci sta post workout, in de piscina, cioè in realtà mi sono già buttato, però l'ho fatto vedere su Instagram e non l'ho fatto vedere qua su YouTube, quindi mi butto pure qua, se no mi bagno tutto. Vabbè, non mi invidiate, lo so che non mi dovete invidiare, ma non invidiatemi perché top. E adesso per pranzo una bella bowl con couscous, pollo e altre champurrade che non ho ben capito. Vista piscina e mare in modo totalmente relaxante e poi
da dividere con il Mares questa pizza che non è proprio una pizza col pollo, una piadina col pollo, vabbè. Damiano invece si è preso quel piatto di pasta, super food porn. Pranzo non male, devo dire la verità, la bolla era buona, la pizza non era proprio una pizza, però gli ingredienti sopra ci stavano, nel complesso era una cosa che andava. Abbiamo ancora un sacco di soldi, perché la cosa figa qua è che cioè, tu paghi 50 euro l'ingresso, ma è 50 euro di mangiare, quindi ci sta perfettamente. E poi non è nemmeno caro rispetto ai prezzi che ci sono qua a Dubai, onestissimo, la bowl veniva a 12 euro, una cosa del genere, la pizza 10 euro forse, quindi veramente economico, abbiamo un sacco di soldi da spendere. E niente, mi sto veramente rilassando, poi qua clima perfetto, quello che non è il troppo caldo, io non amo andare in spiaggia, avere caldo, non mi piace, non ci sono mai andato, nemmeno in Italia, io vado negli orari di punta perché mi dà fastidio il sole e il caldo, quindi adesso è proprio il clima perfetto per me, dovrei stare una settimana, peccato che in ospedale non me la danno una settimana di ferie. E adesso mi metto qua un po' di relax, dice Damiano, mare selvaggio che si sta facendo, io mi metto là e mi rilasso un pochettino, non mi vedo, belle feste queste qua, molto grosso. Adesso io e Damiano stiamo andando a vedere se riusciamo a noleggiare le moto d'acqua, perché vogliamo fare gli scemi un pochettino, non lo so. Beh, queste giornate sono quelle giornate dove ti vuoi rilassare, anche le cazzate con le moto d'acqua sono fighe. Quindi adesso vediamo. Comunque Damiano sei molto più abbronzato di me, si vede che stai a Dubai, oltre che più grosso, ma quello ormai lo sappiamo. Andiamo a vedere un po' com'è la situation. Salva gente, ma non sapevano che io faccio il nuoto agonistico, facevo un nuoto agonistico. Ma che cosa vuole questo tipo? E adesso ci sta facendo un corso accelerato su come funziona qua l'affarino. Vedi l'affarino come si deve collegare? Ah, ok, perché se cado si spegne. Si spegne, esattamente, quindi ci siamo. Primo giro guida Damiano e poi guido io. Mi attacca lui, tanto è duro. Sono sicuro. Guarda! Tentativo di Damiano, tieniti, io mi devo tenere molto forte che se no volo, vai, vai piano. Si stra fantastico qua, però c'ho l'ansia che mi cade il cellulare. Ragazzi, stavo guidando io, stavo morendo, mamma mia, qua per fare cambio. La vista è fantastica, ma guidare queste cacche di belve, ma comunque me la compro, è difficilissimo ragazzi, è super figo. Poi guardate che anche il landscape che abbiamo beccato, Burj Khalifa, non lo so, super figo, vabbè, adesso facciamo cambio. Esperienza finita ragazzi. Oh, ma come mi sono preso il sole? Cioè, che cos'è questa cosa qua strana? Boh, non lo so. Perché c'è questa cosa qua? Vabbè. Comunque, esperienza super super figa. Ragazzi, bellissimo. Difficili da guidare perché stai molto teso, dobbiamo prendere più dimestichezza. Però piano piano siamo arrivati a 30 miglia orari, quindi 50 km orari. Bello, bello, mi è piaciuto. Super, super. Wow, ve lo straconsiglio, 80 euro ben spesi. E poi torni qua e trovi questo super tramonto, ragazzi. Non so voi, vedete che colori che ci sono. E adesso, dopo essere tornati alla dimora, ci otteniamo un bel spuntino pomeridiano. Ci facciamo una bella doccia perché siamo super infreddoliti da quel coso là. E niente.
Momento doccia e addirittura qua c'è lo shampoo tutto l'anno. E adesso, dopo le fatiche della moto d'acqua, per me è una side bowl, guardate che bellina, piccolina. Damiano, una bella fetta di banana bread. In questa vista adesso devono arrivare gli shake. Adesso, per riprenderci dalle fatiche delle moto d'acqua, una side bowl per me, uno shake con questa vista. Super rilassante, ragazzi, nulla da dire. E adesso guardate che atmosfera che si è creata qua. Però sta scendendo un po' la temperatura, o meglio io ho preso un po' di freddo tra le moto d'acqua e tutto il resto, quindi anche se mi sono fatto la doccia e tutto il resto mi devo un attimo riprendere una temperatura corporea decente. Comunque è troppo emozionante, troppo bello ragazzi, lasciate un like perché aiuta tantissimo. E adesso un po' di relax dentro, sto pubblicando un po' di storie e mandando un po' di contenuti sfruttando il wifi perché sennò mi separo tutti i giga che ho comprato, perché fuori fa freddo, cioè c'è molta umidità, io ho preso freddo, quindi anche se mi sono fatto la doccia, mi sono cambiato, non ho provato una felpa, quindi fa freddo stasera. Però comunque esperienza super wow con le moto d'acqua, ma anche qua in questo posto veramente piacevole, perché spendi 50 euro, ti rilassi, ti fai un allenamento, mangi con gli stessi soldi che entri, ti fai tutti gli eventi, poi c'è vista Burj Khalifa, insomma veramente un'esperienza stra consigliata ragazzi. E il tipo ci ha portato la macchina come degli sceicchi. Ah, stanchi dalla giornata frenetica che abbiamo avuto a mare, il mare raffredda sempre, cioè ti stanca sempre. E adesso Damiano mi sta portando nella migliore hamburgeria di Dubai. Quindi andiamo a provare e vi faccio sapere. Anche questo non è male, eh? Comunque, qui in posto strano, non so dove siamo. Siamo sempre, penso, alla Mare, The Burger Factory. Come sanno che ci sbrodoleremo come dei porci, io mi sporco facilmente, ci hanno portato i guanti. Ed ecco qua il mio panino, ragazzi, non so se rendo l'idea delle dimensioni, più grande della mia mano, guardatelo, più una porzione di patatine altrettanto food porn da smezzare. Anche quello di Damiano sembra veramente top. Ragazzi, assaggiamo, tutto unto e bisunto. Ragazzi, taste test, sta scolando tutte le parti. Buono e buono. Anche la carne. Buono e buono, ci senti che di qualità. Panino finito, veramente buono ma pesante, cioè devo dire la verità, forse ho sbagliato che ho preso la cipotle salsa, il mio era sì 7,50, una cosa del genere, la salsa era un po' piccante per i miei gusti, non sono un fan del piccante, lo sapete bene, ma è veramente difficile da mangiare, sapete io ne mangio di panini e anche belli ciccioni, l'avete visto. Damiano, sì, io non ce la faccio. Damiano che si è sdrizzannato alle patatine, adesso assaggiamo le patatine che forse sono la cosa più healthy qua dentro. Test della patatina cicciona. Però due porchette ce le potevano portare, vabbè. Dopo aver finito il nostro paninozzo ignorantissimo, stimato a più fatte che carbo, io per recuperare questi fatte dovrò stare basso di fatte per 3-4 giorni come minimo, quando torno, perché domani sera abbiamo una cena figa, ma nel prossimo video lo vedrete. Adesso però abbiamo bisogno di sgrassare un pochettino e quindi andiamo a prenderci un bel gelato, un bel gelatino fit. Esiste il gelato fit? No, però va bene. E adesso tornati a casa, bella passeggiatina serale a Marina Beach, Marina di Dubai, per andarci a prendere il gelatino healthy da Massimo. Massimo si chiama? Da Massimo. Bello qui la sera, molto emozionante. Gelatino qui con questa super vista, guardate. Test in diretta dei vari gusti che ho preso. Ho preso, allora, stracciatella. Non metto a fuoco, vabbè, sulla fiducia, eccolo qua.
Buona, ci sta la stracciatella. Poi ho preso yogurt e frutti di bosco. E questo è buono, non mi fa impazzire, ma è buono. E poi ho preso nocciola roscena, cosa del genere. Questo è spettacolare, buonissimo.